Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Controterzisti. Ci troviamo nella nuova farm, vi lascio in alto a destra in questo momento la live in cui abbiamo estratto i DLC e abbiamo anche costruito la farm e ve l'abbiamo presentata in dettaglio. In questo episodio ho voglia di giocare e lavorare, di conseguenza non ve la farò vedere più di tanto. Però ragazzi, in sostanza abbiamo messo tanti capannoni belli, il Beppi, guarda, ve lo faccio vedere dall'alto così siete contenti. Abbiamo messo un biogas posizionabile di cui dobbiamo verificare ancora il funzionamento, un inceneritore, un magazzino e una struttura per fare i pellet di fieno e di paglia, svariati capannoni, anche un capannone frigo per le patate. Poi qua abbiamo messo il potato washer, che sarebbe il potato washer, ovvero il lavapatate. Poi qua il macina mais per la CCM. Basta, siamo stra attrezzati e ci saranno tante bellissime attività da fare in compagnia, anche perché adesso il server pubblico è un attimo in manutenzione perché mi devono rinnovare il mese e comunque quindi a breve potremo giocare assieme su questa nuovissima farm. Ovvio ci saranno i DLC e tutto il resto, comunque insomma faremo anche delle partite una volta al mese senza DLC per farvi entrare tutti. Ve la faccio vedere molto molto alla veloce, mega trincea e così via. In mia compagnia c'è Ema. Ciao a tutti. Beppi. Ciao a tutti. E Luca. Ciao a tutti. Ecco appunto, vedete ragazzi che qua ha fatto il Beppi, perché l'ha costruito praticamente al 90% lui. Appunto ha fatto tutta l'erba, gli alberi, le decorazioni. Dobbiamo ancora finire il trasloco, ma lo stanno facendo loro mentre io andrò a lavorare. Qua abbiamo messo un silos con scarico a griglia e tanto di portelloni per palare le granaglie come nella realtà. E perché madonna, è morto il capo, basta, eredità passa chi non lo so. Comunque complimenti per la reattività e i riflessi. Detto questo, oggi 9.42 vario Fend, secondo me migliore macchina Fend uscita negli ultimi 25 anni, con Ermo Hurricane 600 o 6 Hurricane 6, 600, non voglio fare errori, quindi andiamo subito a vedere. Allora, HR500, ok, Hurricane 600, perfetto, avevo fatto giusto. Colorazione, Ermo Evolution, ragazzi, devo andare a vedere ancora. Mi sono dimenticato tutto, scusate, ma non voglio dire delle castronerie. Guardiamo qua. Colore principale, sì, Ermo Evolution e disco, rullo Packer. Questo perché, considerando i terreni sciolti che abbiamo in questa zona, in teoria con un passaggio di schiera dovrebbe essere già pronto da seminare il terreno, e quindi il rullo Packer è un ottimo rullo preparatore per il letto di semina. Niente, possiamo partire, il Beppi ha preso un cliente al campo 5, non so chi sia, vediamo subito. Da Sofie, ciao carissimo, no. Sofie da Vent, 2.60 ettari. Beppi, intanto che andiamo là, io direi di cominciare a salutare anche il cane. Salutiamo anche il cane che si chiama Axel, il cane di Beppi, carissimo, detto anche Axel quando si mette su Excel. Comunque salutiamo le ultime attività su Instagram e, dato che ci siamo, salutiamo anche i due vincitori del DLC, ovvero Leonardo Cescon e madonna, sto cane vuole proprio partecipare al video, e Adrix. Giuseppe, col sottofondo di cane, comincia pure a salutare le ultime attività. Niente, abbiamo perso il Beppi. Beppi, cosa c'è, Ema? L'ha mangiato il cane. Sì, si è mangiato il cane. Sai che di solito si dice l'ha mangiato il cane. No, invece si è mangiato il cane. Il Beppi l'ha fatto ai ferri. Niente, abbiamo perso il Beppi, ragazzi. Niente da fare. Ma siamo ancora su Discord. Io sulla piattaforma proprio non mi piace, ragazzi. È buggata come non so cosa. A un certo punto qualcuno non si sente più. Io non riesco più a sentire gli altri. Che schifo. Proprio non mi piace. Adesso ci sono. Ecco, dai, salutiamo le ultime attività, carissimo Beppi. Allora, salutiamo Daddo Sardo. Ciao Daddo Sardo. My Team. My Team, ciao.
Criki DR08. Sì, vabbè, ma ragazzi, ogni episodio sono più difficile. Adesso manca solo che arrivi in ondata di fan tedeschi. A me tocca salutare Kartoffel 94, Scrantum Funken 95 e così via. Comunque, chi è l'ultimo che hai detto? L'ultimo? Hai detto chi è, Beppi? Criki DR08. Criki DR08, ok. Sto lag. Mattutino 690. Mattutino 690, che 690, però il Beppi lo legge come 690. Mi piace. Antonio Montanaro 05. Ciao a tutti carissimi. E ovviamente io leggo e mi lamento di vostri nickname solo per ridere, ragazzi, eh? Si fa per ridere, è una battuta, non offendetevi. E comunque, se volete essere salutati anche voi, mettete like, follow, così via. Insomma, fate attività sul profilo, noi vi salutiamo e soprattutto rispondiamo anche a tutti i vostri messaggi che ci arrivano in direct. Comunque, sto scorazzando per il paese a 65 all'ora col Fender, praticamente dovrei prendere la multa, giusto? Però, Luca, se non sbaglio, le targhe dei trattori, l'autovelox, non le prende, o no? Non credo. Comunque, non so, no, perché. Secondo me no. Non so perché faccio solo 43 fps. C'è qualcosa di strano. Sai cos'è? Forse è lo shop che occupa tanto. Sai lo shop con tutti i mezzi, Beppi? Sì. Bello, sì, però mi sa che faccio par tutte le schede video, quindi non lo so. Anche se il pubblico lo dobbiamo togliere perché si lagga troppo quando abbiamo fatto lo shop, appunto. Perché abbiamo appunto deciso di fare uno shop con tutti i mezzi, come se fosse un vero rivenditore. Io mi sbaglio sempre strada qua, ragazzi, e quindi dobbiamo costeggiare. Mi sbaglio strada perché con Gasp, ragazzi, per chi seguiva la prima stagione di Gasp e Giuliano, con Gasp avevamo fatto una stradina qua, o volevamo farla, e quindi io mi sbaglio tutte le volte, e l'avevo fatta perché mi sbagliavo, ma mi sa che mi sa che la facciamo sicuramente. Allora, qua è il campo in cui ci siamo ribaltati con Mister Ribaltino del Team SMI, che adesso hanno corretto, ragazzi, abbiamo fatto il video appunto con i ragazzi di SMI, che hanno autori anche di questo ermo, e appunto abbiamo fatto il video in cui c'era il carissimo Mister Ribaltino, che sarebbe il Feltrino a quattro assi, che si ribaltava, e adesso in teoria non si dovrebbe più ribaltare, spero. Però insomma, Mister Ribaltino è Mister Ribaltino, c'è poco da fare. È come quelle cose, ragazzi, avete presente quei modi di dire che, non so, puoi fai 10.000 cose belle, ma quando ne fai una brutta ti ricordano solo per quello. Ecco, noi ricorderemo sempre il Feltrino a quattro assi come Mister Ribaltino. Ovviamente sto scherzando, e saluto i carissimi del team SMI, dello SMI Modding Team. Adesso spegniamo tutti i fari, che magari facciamo qualche FPS in più. 70, wow, mi accontento. Vabbè, vi ricordo che sto giocando in 4K comunque, ragazzi. Non è per vantarmi, e per dirvi, magari per risolvere e rispondervi alle vostre domande, che starete lì a dire: oh, ma come mai solo 80 fps, solo 70 e così via. Quindi, a posto. Allora, facciamo un punto A, B, e Beppi comincia già a prendere le domande. Ma non c'è la GPS sul Fend? Come no? No, non prende il segnale. Porca puttana, ti ammazzo, Betty, ti ammazzo. Maledetto. L'ha riconfigurato sto stronzo. Vabbè, io mi prendo il trattore. Vabbè. Vado a mano, ok? Sì, però che schifo. Adesso mi faccio una linea in mezzo al campo e almeno lo faccio dritto. Oppure vado nel lato dritto, dai. Beppi, comincia pure a prendere le domande. Potenza richiesta per questo 6 metri in ogni caso sarebbero 200-250 cavalli. Noi lo stiamo usando con un 420 cavalli. Secondo me, nella realtà, con un diametro di dischi del genere e una terra un po' dura o con tanto residuo culturale o su sodo, un 942 con un 6 metri è un po' esagerato, però minimo un 930 ci vorrebbe. Niente. Servirebbe, scusate ragazzi, sono un po' fuso, giornatina pesante. Ci sei, Beppi, con le domande? Sì, ci sono. Ok. Niente, abbiamo anche il sottofondo familiare di Beppi. Bello questo episodio casalingo, ragazzi. Bello, mi piace, sì, che bello questo episodio casalingo. Adesso vogliamo anche il papà di Emma, che viene a darci consigli sui salami.
Sì, ragazzi, perché ai papà di Ema piacciono i salami. Salami di suino, non fate battute. Salame, salame. Basta. Dai, vai, Beppi, ce la facciamo a leggere queste domande? Spero di sì. Abbiamo Manuel Recagni che chiede: ciao Giuliano, ottimo video come sempre. Volevo farti una domanda. Al tuo GD8R, quando comincia la stagione invernale o quando fai periodi lunghi dove non viene utilizzato, fai delle procedure particolari tipo stacco batteria o lo metti via e basta? Solitamente lo metto via e basta. Mi assicuro che ci sia l'antigelo nel circuito di raffreddamento, che non ci siano perdite, che non ci siano problemi fisici di perdite o quant'altro. E poi lo stacca batteria automatico, perché ci sono i fusibili automatici che staccano le batterie, e basta, non faccio nessun'altra procedura particolare. Dopo, ecco, l'unica accortezza, ma che l'ho detto anche in un sacco di video, è che cerco di non lavarlo prima di un periodo di fermo. Solitamente lo lavo o quando fa caldo, quando la temperatura ambiente è calda, oppure quando sono sicuro che lo andrò a utilizzare. In ogni caso, ragazzi, questo è... Chi è il ragazzo che ci ha fatto la domanda? Che lo salutiamo. Manuel Recagni. Ok, visivamente inganna un po', perché giustamente c'è il rullo che è più largo dei dischi, solo che però loro giustamente hanno fatto come area di lavoro i dischi e non il rullo, e quindi devo stare. Siamo diventati cinesi oggi. Devo stare con Lullo. No, comunque devo stare con il disco, con l'ultimo disco proprio a filo. È un po' brutto. Cioè, un po' brutto. È scomodo usare a mano, però dovevamo utilizzarlo con la GPS, solo che il Beppi ce l'ha tolta. Secondo me l'ha fatto apposta per punizione. In ogni caso, guardate il dettaglio delle bandelle animate. Figata, unica. Modellato sempre da Dio, ragazzi. Dettagli non mancano. Bulloni, viti, c'è qualsiasi tipo di cosa. Queste sono le mod che mi piacciono. C'è poco da fare. Non sono un lecchino, ragazzi, perché se c'è qualche porcheria che fanno, glielo dico subito. E quindi non è sicuramente lecchinaggio o altre cose. Anche perché quando ci sono stati problemi li ho sempre segnalati. Tipo la Bossini, che ci voleva un 4200 cavalli per tirarla, la Bossini 4 assi, la prima versione, eccetera. Comunque bella sta dischiera, dai, vai avanti. Beppi. Abbiamo Stefano Zamparini. No, sto scherzando. Fa sempre domande interessanti. Se viene scelto, ragazzi, sempre, non è per amicizia, ma perché fa sempre domande interessanti. Se facesse domande da schifo, si può chiamare anche Elisabetta d'Inghilterra, Regina Elisabetta, però insomma non la sceglieremo. Che fa? Ciao ragazzi, provo a riproporre la domanda. Secondo voi il cambio direct drive di un John Deere 6R, soprattutto alle potenze più alte, può essere una buona alternativa all'auto power, soprattutto se svolge lavorazioni pesanti? Allora, io sinceramente non ho uno storico di rotture o meno riguardo il direct drive, eccetera. So che secondo il mio punto di vista, è una mia opinione, l'auto power, quindi quello mecca idraulico, a variazione continua, anche se non è a variazione continua, ma è tanto per intendersi, lo dico. Secondo me l'auto power è più resistente e tollerante ad alte potenze. Il carissimo direct drive o così via, che è quasi tutto meccanico, comunque meccanico robotizzato, mi hanno sempre detto, come anche succedeva con il power shift, che a ogni cambiata bisogna mettere una monetina per avere gli spiccioli dopo un tot di ore per sostituire il cambio. Però è difficile da dire, bisognerebbe avere esperienza su entrambi i cambi, provarli bene, sentire, fare un sondaggio sulle rotture, quindi è molto difficile risponderti. Quello che ti posso dire di per certo è che più è meccanico il cambio, quindi meno elettronica e idraulica c'è in mezzo, e più scarica la potenza a terra, tra virgolette, ma soprattutto non assorbe e disperde cavalli inutilmente. Andiamo pure avanti. Hai visto, Luca, che bella dischiera? Oh. Ci voleva con tutti quei... Sì, quei molto bene. Pensate che ci sono dei rompicoglioni, ma cade anche nella realtà,
che praticamente fanno minima lavorazione, no? Tu sei il terzista, poi tu vai a aratri, il tuo bel dissodatore e così via, e sti stupidi come quello stupido di The Italian Farmer fa la minima lavorazione, no? Quindi devi andarci con i dischi. Ma ti pare quello là che non produce più niente? Soprattutto The Italian Farmer è proprio stupido quello. No, vabbè, ci attento volevo che poi ti dice su. Sì, sì, madonna, secondo me mi flagga il video, me lo tira giù, io adesso mi autosegnalo con The Italian Farmer, voglio vedere cosa succede. Voglio vedere se YouTube è intelligente. Niente, vai avanti. Poi abbiamo, riassumo tutte quante un'unica domanda. Cinque ragazzi che fanno delle domande dello stesso argomento. Ok. Che sono Francesco Roia, Vincenzo Minenna, Nicolas, Brian Vangelista e Antonio Montanaro. Ciao a tutti. E su che argomento la fanno la domanda? Sulla minima. È proprio in tema, quindi. Sì, appunto. In tema. Allora, la prima domanda è: perché hai deciso di appunto iniziare la minima? Se ti trovi bene, oltre ai contributi? Allora, è stata fatta per una questione economica, una voglia di sperimentare e i contributi. Quindi rispondiamo proprio a botta e risposta così. Bene. Poi, se ari un campo, cosa ti succede? Se ero un campo, mi rimuovono tutti i contributi o forse solo i contributi della superficie arata. Su questo non sono sicuro al 100%. Conviene di più una lavorazione del terreno tradizionale oppure una minima lavorazione molto attenta con le varie rotazioni? Te lo saprò dire quando avrò fatto e finito tutte le mie prove, però secondo me dipende cosa vuole fare uno. Secondo me, se uno ha un terreno di medio impasto leggero, fa delle ottime rotazioni colturali, proprio studiate, e fa la minima, risparmia tanti soldi e produce bene lo stesso. Se uno invece per necessità o voglia fa spesso monocultura, vuole fare il ristoppio di leguminose o cereali a paglia che siano, secondo me l'aratro toglie tanti problemi di infestanti, di malattie, perché ragazzi sappiamo bene che le rotazioni culturali vengono introdotte per la gestione degli infestanti, per il miglioramento del terreno e per evitare tutti i problemi che si porta dietro una determinata coltivazione. Comunque non vorrei dire, ma quanto sto andando dritto anche a mano così? Ah, vabbè. Dai, vai, altra domanda. Si riesce a pareggiare grazie ai contributi? A pareggiare? Quindi uno dice, ok, hai prodotto meno con la minima e di conseguenza vai, fai un, insomma, riempi il buco, colmi il buco con i contributi. Penso sia questo il loro discorso. Guarda, ripeto, secondo me se la fai bene la minima produci bene o male sempre uguale e di conseguenza guadagni più che arare, perché risparmi tutto il costo dell'aratura e in più prendi anche i contributi. Poi ultima domanda, consiglieresti a qualcuno di entrare nella minima? Se secondo me la sua azienda rispecchia una certa mentalità e possiede certe caratteristiche di terreno soprattutto e di abitudini culturali, quindi che fa spesso determinate coltivazioni, gli direi di sì. Magari a uno che ha un terreno super argilloso come sottoscritto, che per via di convenienza preferisce fare ristoppio monocultura, che adesso non si, dico monocultura in maniera errata, comunque cultura prevalente fatta tutti gli anni, direi di no. L'aratro sempre consigliato per decompattare, o comunque uno che ha una situazione di terreno come la mia dovrebbe attrezzarsi al massimo con attrezzi come decompattatori ammessi in minima, ottimi super coltivatori dotati di file, di dischi, ancore, zappe e così via per la minima lavorazione. Insomma, dovrebbe attrezzarsi bene. A quel punto lì i contributi dovrebbero servirti per pagarti nel giro di 5 anni gli investimenti in questa attrezzatura. Spesso, tantissime volte, gli attrezzi costano veramente tanto e di conseguenza con i contributi, almeno quelli che ci sono in Regione Lombardia, ti parlo del mio caso,
non sono sufficienti a pagarsi una traduzione anche in sì, forse in 5 anni. Sì. Abbiamo finito. Sì. E dimmi un po', hai finito lì con la farm? Qua ci sto mettendo gli ultimi dettagli. Ho fatto una chicca carina. E la vediamo nel prossimo episodio o la vengo a vedere adesso? No, se vuoi venire a vedere adesso. Ok, allora fammi finire la passata e via. Madonna, mi hai proprio ammazzato senza GPS, sai? che roba, Betty. Maledetto Betty. Comunque, ragazzi, okay, so che voi starete dicendo, ma perché non attaccate in basso a destra il 4x4? Non funziona il tasto. Non lo so perché. Però il 942 non ha problemi, quindi risparmio di trazione. O no, Luca? Sì, anche gli ingranaggi e tutto. Consumiamo di meno, appunto, consumiamo di meno la trazione. Sì, sì. Niente, dai. Allora, con questo bellissimo fan al sole andiamo a vedere cosa sta facendo il Beppi. Allora, guardiamo se capitiamo. Ok, hanno già posizionato qualche mezzo, ho visto. Dov'è la chicca? Mi seguo. Sanno le giornate calde, solate, dove c'è bisogno di bere tanta acqua, riposarsi? Sì. Ho pensato di fare questo. Ma Dio povero, che puttana. Vabbè, no, ci sta, perché mentre aspetti i carressi col trinciato, o sgussi dentro il capannino, oppure ti mangi una merenda sotto il tavolino. E dopo questa rima bomba, ragazzi, vi faccio salutare da Giuseppe. Ciao a tutti. Da Luca. Ciao a tutti. E anche da me, no, sto scherzando, e anche da Ema. Ciao a tutti. Niente, ragazzi, detto questo vi mando un caro saluto. Stasera e neanche domani sera ci sarà la live su Benvenuti nelle Alpi. Ho degli impegni, non voglio spostare i giorni perché so che la gente non è abituata e quindi non verrebbe, anche a dirglielo 10 giorni prima non verrebbe comunque. Di conseguenza meglio rivederci venerdì con la live su Benvenuti nelle Alpi e poi con la live segreta alla domenica. Ovviamente venerdì uscirà anche un nuovo episodio di qualche serie, molto probabilmente Masters of Wood con Nico. Detto questo, vi mando ancora un caro saluto e ci vediamo nel prossimo episodio.